Bentrovati. L'ex convitto Ragusa, che si appresta a diventare convitto delle arti, ospita la conferenza stampa di presentazione del 42esimo Festival Internazionale. Ancora una volta scommette su un binomio vincente e lo fa, lo ripeto, per la 42esima volta, un binomio che è la direzione artistica affidata al maestro Corrado Galzio e al maestro Ugo Gennarini. Ancora una volta Notomusica si prepara ad allestire nello spazio dedicato a queste attività un segmento musicale che inizierà il prossimo 29 luglio per concludersi il 24 agosto. Con me il vicepresidente del Sodalizio, il dottor Giuseppe Landolina, con me anche il maestro, il direttore d'orchestra Giovanni Ferrauto, che è di tanto e intanto piacevolmente interviene anche nella direzione artistica e consulente artistico di Notomusica. Bentrovati. Vicepresidente, io partirei proprio da questo fatto importante: 42esima edizione significa che oramai Notomusica ha le radici ben salde e fra l'altro non è solo un festival nato per la città di Noto, ma è un festival che si indirizza anche alle popolazioni delle città vicine e non. In effetti è così. Direi che parecchi anni fa, quando ancora i contributi del Ministero e delle altre istituzioni, tipo l'assessorato regionale ai beni culturali, erano più prodighi di contributi, noi facevamo anche dei concerti che chiamavamo di decentramento in comuni vicinori, quali Pachino, Rosolini, Scigli, Avola. Ora più che altro raccogliamo quello che abbiamo seminato e abbiamo un pubblico che viene da tutta la provincia di Siracusa, ma anche dalla provincia di Ragusa e dalla provincia di Catania. Io volevo anche aggiungere, perché è un dato importante, è vero, noi parliamo del 42esimo Festival Internazionale, quello che si tiene in estate, ma la vostra attività continua tutto l'anno. In inverno tenete anche dei concerti e anche il cartellone invernale è ben nutrito. L'associazione fa concerti tutto l'anno. E ormai da parecchi anni ci siamo organizzati in tre step. Abbiamo un programma di concerti che è nella prima parte dell'anno, che abbiamo chiamato Incontri Musicali Netini, che quest'anno abbiamo fatto circa 10 concerti serali, e nella seconda parte dell'anno abbiamo un altro ciclo di incontri che si chiama Autunno Musicale Netino, che generalmente abbiamo altri 10 concerti. Il clou dell'attività naturalmente è in estate, dove in un mese vengono concentrati un numero considerevole di concerti che variano da 8 a 10 e che vengono concentrati in un mese. E da dire che oltre all'attività concertistica, noi facciamo anche con gli artisti delle lezioni concerto nelle scuole sia medie che superiori, e questo era un pallino del maestro Galzio, il quale ribadisce che la cosa importante non sono tanti concerti, quando la preparazione dei giovani è la loro preparazione musicale. Anni fa, nel 1997, e l'associazione aveva istituito, per volere del maestro, la scuola d'archi, e questa scuola d'archi è andata avanti per 10 anni. Poi purtroppo le ristrettezze economiche
impedito di continuare, però avevamo in quegli anni in cui abbiamo terminato lasciato la scuola al comune sperando che potesse continuare. È stata ferma per qualche anno, poi finalmente con il sindaco Bonfanti è stata creata la istituzione musicale della città di Noto e sono iniziate delle lezioni che adesso vanno avanti da un paio d'anni. Lei ha toccato un tasto molto importante, ricordiamo alcuni nomi, non è il caso di fare 42 anni di storia, ma su tutti Ennio Morricone, Uto Ughi, però ora c'è anche questa particolare predisposizione, un particolare segmento, Noto Musica si apre anche ai giovani e si apre anche ai giovani locali o del territorio. Beh, noi abbiamo sempre avuto un occhio di riguardo per i giovani, specialmente durante la stagione invernale, tant'è che la maggior parte degli artisti che vengono a suonare nei nostri concerti sono dei giovani e per giunta siciliani. Non solo, ma ci sono anche dei giovani compositori, sia siciliani che italiani. Noi abbiamo delle partnership con il Conservatorio di Frosinone e con quello di Firenze e ci sono giovani compositori che scrivono delle composizioni apposta per noi, che noi poi eseguiamo in prima assoluta durante i nostri concerti. Maestro Ferravuto, direttore d'orchestra nella fattispecie per il Festival Internazionale Noto Musica, anche consulente artistico. Ecco, parliamo del programma di quest'anno, delle novità e poi se c'è qualche chicca che ci può anticipare. Senz'altro, il programma di quest'anno è particolarmente accattivante. Sia dal punto di vista artistico che dal punto di vista dell'immagine, perché si è fatta una scelta che mira a un coinvolgimento quanto più vasto è possibile del pubblico, quindi possiamo dire tranquillamente che ce n'è per tutti i gusti. Infatti il festival si aprirà con i celeberrimi Carmina Burana, eseguiti a Noto sotto la mia direzione anche questa volta, dieci anni fa, forse di più, con una piazza gremita, forse prima del crollo della cattedrale addirittura. Sì, stiamo parlando del 1996, con 3.000 persone, quindi un pezzo molto, un successo che verrà replicato quindi all'inaugurazione del festival. Dopodiché abbiamo, sempre sul genere fra virgolette classico, ecco, attraversiamo i vari filoni. Abbiamo la Symphonic Festival Orchestra che presenterà un programma originale che si intitola Beethoven 5, cioè farà i due numeri 5 di Beethoven, la quinta sinfonia celeberrima e il concerto per pianoforte orchestra numero 5 Imperatore. Qui avremo ospite un grande direttore, uno dei più grandi direttori viventi, il maestro Batisse, direttore dell'Orchestra di Stato del Messico, direttore della Royal Philharmonic Orchestra, insomma un personaggio di altissimo livello. Dopodiché nella musica da camera avremo il quintetto Sichelikos con Violetta Egorova, direttrice del Festival Rachmaninoff, faranno un programma di musica romantica. Poi anche lui, una stella nel firmamento dei solisti, il pianista Boris Bloch, vincitore del premio Busoni, pianista di livello internazionale, farà un recital solistico. Dopodiché abbiamo sempre sul filone classico un concerto che abbiamo definito La notte delle stelle, è un recital lirico con due grandissimi nomi, fra quelli che in questo momento sono quelli più in auge. Avremo Chiara Taigi e Marcello Giordani in un bellissimo recital lirico. Il genere classico viene chiuso da una chicca che lei mi stava chiedendo, appunto. La chicca è Ace e Galatea, perché Ace e Galatea è un'opera barocca che non è mai stata eseguita in tempi moderni, voglio dire, in Sicilia. Quindi questa produzione è un'assoluta novità, è un'opera in inglese, che Handel scrisse in inglese, e quindi verrà rappresentata con tutto, con le scene, col coro, anche in modo da essere fruita anche dai moltissimi turisti che affollano il festival, quindi questa è una prima assoluta. Poi abbiamo l'altro filone
se possiamo definire per gli appassionati del jazz, abbiamo due importantissimi concerti jazz, perché abbiamo Paolo Fresu e Uri Kane, due miti del jazz, che si esibiranno il 31 luglio, il secondo concerto, si aspetta già qui sicuramente un tutto esaurito per questo concerto, mi immagino. E dopodiché al 21 agosto avremo invece una grande orchestra jazz, la HJO Orchestra, che farà un programma intitolato Latin and Swing, dove avremo che presenterà i più grandi capolavori per jazz band. Anche questo è un concerto molto ghiotto. E poi, andando a un terzo filone di musica di confine, se così possiamo definire, abbiamo due spettacoli. Uno dell'Orchestra Zigana di Budapest, dove un ensemble strumentale accompagnato da un piccolo corpo di ballo eseguiranno delle musiche e delle danze della tradizione bulgara, quindi un concerto molto particolare da seguire con grande attenzione. E chiude questo terzo filone il concerto di musica e cinema, che questa volta non sarà fatto solamente in forma strumentale. La novità sta nel fatto che le musiche dei film verranno eseguite con la proiezione dei brani dei film ai quali si riferiscono. Quindi mi sembra che ce n'è per tutti i gusti, sì. Un programma assai ghiotto. Io concluderei con alcune informazioni di servizio relative innanzitutto alla location, ancora una volta sarà il cortile del Collegio dei Gesuiti, e poi che è possibile partecipare a singoli spettacoli, ma anche avere un abbonamento per tutte le serate. Allora, quest'anno, per venire incontro alle esigenze degli spettatori e tenendo conto anche della situazione così difficile dal punto di vista economico, ci siamo inventati tre abbonamenti anziché uno. E abbiamo un abbonamento che chiamiamo Gold, che è un abbonamento a 9 spettacoli, e ne resta fuori il jazz, che purtroppo è uno spettacolo, come diceva il maestro, uno spettacolo di grosso spessore, e diciamo che siamo orgogliosi di questo, che è l'unico spettacolo che Fresu e Uri Kane terranno in Sicilia. E abbiamo fatto altri due tipi di abbonamento, un abbonamento giallo e un abbonamento blu, che è un abbonamento a 5 spettacoli, di cui uno relativamente a spettacoli classici e l'altro a spettacoli meno classici e questi che il maestro definiva di confine. E gli abbonamenti naturalmente saranno a prezzi molto ridotti, perché gli spettacoli, questo a 5 spettacoli sarà di 60 euro, mentre quello per fisso per tutti. Mentre per quanto riguarda l'abbonamento a 9 spettacoli, ci sarà una differenza fra i soci, che pagheranno 90 euro, e gli abbonati ordinari, che ne pagheranno 108. Gli spettacoli singoli costano 15 euro e ci sarà un ridotto per gli studenti universitari fino a 25 anni, che pagheranno 10 euro. E poi infine, che quello che noi facciamo è il cosiddetto abbonamento famiglia, che padre, madre e due figli, che pagheranno un abbonamento di 40 euro. Insomma, musica per tutti i gusti, ma anche prezzi e prezzi per tutte le tasche. Io vi ringrazio, auguro un in bocca al lupo all'associazione, e che dirvi, ancora una volta complimenti. Grazie a tutti voi, l'appuntamento è per le prossime trasmissioni.